T'hanno rubato i cartini! Ma di dove corri? Questa, oggi! Fatemi i cartini! È ora del rock and roll, ragazzi, forte! Buonasera, siamo qui. Non era questa la maniera con cui volevamo iniziare la nona stagione di Chinodromo, ma ci siamo riorganizzati nel giro di un giorno e siamo qui. Siamo qui come ci siamo lasciati a giugno, con la programmazione di giugno nel web, e chiamo subito in causa la nostra presidente Maddalena, che ci racconta come ci siamo organizzati con tutte le difficoltà che abbiamo avuto per in un giorno riorganizzare tutto. Eravamo pronti a riaccogliervi al Cinema Europa in presenza, invece ci ritroviamo qui, ma ci siamo ancora, vero Maddi? Sì, grazie Paolo Sbrango. Dato che non ci siamo riorganizzati, io so che mi sentirò le mie dal mio vicepresidente Carlo Strata, perché non sono stata in grado di costruire un quadro, un'inquadratura decente intorno alla mia persona, però giuro che le prossime volte, Carlo, mi impegnerò di più. Meno male che non sei in regia, sennò mi avresti già mandato 15 messaggi minatori in privato, aumenta la luce, sistemati, sciattona e cose. Però è anche bella questa dimensione da divano, secondo me, siamo in famiglia. E sono molto felice di ricominciare così. In realtà purtroppo sono passati praticamente 4 giorni da quando abbiamo annunciato in conferenza stampa la riapertura in presenza, pochissimo, e poi domenica ci è arrivata subito la stangata. Diciamo che ci siamo presi una giornata per riprenderci dal dolore e adesso siamo qui di nuovo. E speriamo che sia una modalità che il nostro pubblico abbia imparato ad apprezzare, e gliel'abbiamo fatto un po' conoscere, appunto, come dicevi tu, tra maggio e giugno, e speriamo possa andare avanti. E oggi ci coordinavamo con Distribuzioni dal Basso, la piattaforma con cui collaboriamo appunto da maggio, con cui faremo tutti questi film e con cui faremo anche il festival Cielo Corto, come vi dirò fra un attimo. E loro stessi ci dicevano che adesso inizierà il bombardamento di streaming, che tutti rinizieranno a fare lo streaming, ci saranno tantissime cose tra cui scegliere online, e noi speriamo semplicemente di avere la fiducia del nostro pubblico, che tra le milioni di piattaforme, festival, proposte di questo e di quello, il lunedì vorranno comunque seguire Chinodromo per la loro scelta di visione. Ricordiamo che noi siamo in diretta praticamente, cerchiamo di ricreare la sala cinematografica, perché la nostra proiezione è sì nel web, però è circoscritta in un arco di orario che è quella della proiezione Chinodromo, che va dalle 9:15 alle 11:00, e poi ci ritroveremo qui dopo la proiezione. È una scelta un po' suicida, è una scelta un po' suicida, però a noi piace così, vogliamo trovare un momento per noi, un momento per stare insieme come facevamo prima, quindi l'appuntamento è quello. Poi più puntuali, meno puntuali, sappiamo che dipende un po' da chi c'è in regia in quel momento lì, però ecco, ci proviamo in questo lasso di tempo predeterminato a fare la proiezione ogni settimana, o più o meno a seconda di quelle che saranno le festività di qui alla fine dell'anno. E il secondo appuntamento di questa settimana, che dovevamo fare la doppietta, è già saltato, perché era un film francese anche abbastanza costoso, quindi i nostri partner di Tecnica Mista hanno deciso che vogliono aspettare la riapertura della sala, quindi La ragazza senza mani tornerà in sala appena si potrà, ma non si farà online, e vi faremo sapere a brevissimo cosa ne sarà del film di Young About del 9 di novembre e dell'appuntamento con Isola del 16 di novembre. Vi faremo sapere a brevissimo anche cosa ne sarà del festival, ma ci sarà online e le sezioni dovrebbero rimanere tutti, forse salterà qualcosina, ma pochissima roba, quindi tenetevi pronti anche per il festival e anche per gli eventi extra festival e tutti i contenuti che saranno intorno all'appuntamento festival, quindi rimanete connessi sui nostri social sempre, e inviterei ad...
Stavo dicendo che scemo che è il nostro Francesco Burlando in regia, scusami, mi taccio, ho capito che mi devo tacere e quindi inviterei ad entrare Andrea Pedrazzi che insieme a Carlo Strata e a Giulia Silano si occupa quest'anno della programmazione cinema e ci spiegherà cosa andremo a vedere stasera e perché. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E anche io mi unisco alle voci di Maddalena e di Paolo nel dire che non è questo esattamente il modo in cui speravamo di cominciare questa nona stagione, però cercheremo di trarne il meglio. E visto che comunque non tutti i mali vengono per nuocere, la notizia positiva è che questa sera possiamo avere come nostro ospite anche l'attore protagonista del film che andremo a vedere, che è Nando Paone, oltre che al regista Carlo Luglio. Che sentiremo tra poco. E il film che andremo a vedere è appunto, come penso ormai sappiate, Il ladro di Cardellini, che è questa commedia molto divertente e brillante, di cui gli autori, meglio l'autore e l'attore protagonista, penso che ci parleranno in maniera più approfondita tra poco. E, noi per le domande che la proiezione susciterà in tutti quelli che sono che si apprestano a una visione di questo film, ci troveremo dopo la proiezione e avrete la possibilità di, diciamo, esprimere tutte le vostre curiosità. Io adesso lascerei la parola a Carlo Luglio che ci parlerà brevemente del suo film, chiederei come è nata questa idea e brevemente due parole riguardo a quest'opera. Innanzitutto, pronto? Ci siamo. Buonasera a tutti e grazie per l'invito innanzitutto. Siamo qui in una posizione di emergenza e come è nato il film? È nato dopo tanti travagli da uno spunto documentario che avevo realizzato più di 10 anni fa e poi si chiamava Cardigli Addolorati, raccontava proprio questo mondo dei bracconieri. Poi dopo varie stesure abbiamo rielaborato insieme allo sceneggiatore Diego Olivares una versione che ha ibridato un po' l'aspetto comico, quello drammatico, e abbiamo trovato una nostra cifra tra appunto la storia individuale e la storia corale. Ma l'emozione di essere qui con voi stasera è indescrivibile, perché io ho vissuto a Bologna per tanti anni e frequentavo la sala che oggi si chiama Europa come Lumière, dove ho mangiato pane e cinema per quasi 7-8 anni. Per cui niente, sarebbe stato molto più bello ovviamente essere lì in presenza. Pazienza, inizieremo questo tour virtuale, come diceva prima Maddalena, sperando di avere anche un'ibridazione anche tra sala, perché noi avevamo incominciato proprio adesso a uscire nelle sale, giovedì sarebbe uscito a Milano, a Roma e a Napoli, invece ci farà, diciamo, adesso necessità fa virtù, andremo tra le sale e le piattaforme quando riapriranno, poi speriamo al più presto queste sale. Quindi saluto tutti, poi auguro una buona visione e spero soprattutto che dopo invece la visione possiamo raccontare un po' qualcosa, chi ci vorrà fare delle domande, insomma. Nando, che è qui con me dall'altro lato, sempre virtuale, vi racconterà che, diciamo, è molto felice perché proprio la settimana scorsa ha vinto il premio come migliore attore protagonista al Festival del MD di Monte Carlo. Buonasera, Nando. Buonasera, buonasera a tutti. Io non mi voglio dilungare a lungo, voglio lasciare spazio alla proiezione, quindi non voglio aggiungere tanto altro, perché va innanzitutto visto, tutto, ho apprezzato, ho dileggiato, ma comunque è una visione, non voglio essere polemico, perché ci manca altro, perché in una situazione di emergenza come questa non potevamo aspettarci altro. E viva queste piattaforme, a questo punto purtroppo lo spettacolo dal vivo è quello maggiormente penalizzato. E tutto questo, fin quando quelli che ci amministrano, che ci governano, capiranno effettivamente il valore che ha alla cultura. E per curiosità, per chiudere, voglio soltanto dire che siamo noi di questo settore siamo talmente poco considerati
e lo saremo finché il cittadino comune, l'uomo comune, continuerà a porci la domanda: ma tu di mestiere cosa fai? La risposta è l'attore, e la controrisposta è: no, ma proprio di mestiere cosa fai? Proprio di lavoro. Quindi purtroppo in Italia non è considerato un vero e proprio lavoro, ma non lo so, un passatempo, uno sfizio, come piace dire a noi napoletani. Invece è un vero e proprio lavoro che implica una serie infinita di problematiche, e soprattutto il nostro pane quotidiano. Io lavoro tanto al cinema, ma soprattutto lavoro in diretta, in teatro, dal vivo. Sono stato ospite varie volte anche a Bologna, al Duse, e quindi quelli che gli abituè del teatro possono capire in che situazione terribile si trovano quelli come me, i miei colleghi. Quindi speriamo davvero che questo finisca presto, ma soprattutto speriamo che presto capiscano la vera importanza di chi prova a portare cultura, e non solo svago e divertimento, ma cultura, che è un'accezione molto più ampia. Quindi spero che presto si capirà. E buona visione a tutti, ci vediamo dopo. Molto alla visione. Prego, Mardi. Scusami. No, volevo aggiungermi al coro dicendo che noi damsiani, come me, come Andrea, ma come altri chinodromi, la cosa è sempre: cosa studi? Ho fatto il dams. Ah, almeno per me che sono femmina. Fai la ballerina? No, ho studiato cinema. Ah, fai l'attrice? Che già qui a me va meglio. No. Ah, ti vedremo in televisione. Insomma, così. Così è, però noi continuiamo a combattere, continuiamo a fare quello che ci piace, e vedremo se prima o poi cambierà qualcosa. Paolo ti stava facendo una domanda prima che io entrassi a gamba tesa come il mio solito. No, non volevo fare una domanda, volevo aggiungere e dire che la nostra vocazione è quella della sala, e noi l'abbiamo sempre difesa, e abbiamo inventato in qualche maniera questa formula del tempo e dell'unità, insomma, come per sentirci uniti anche se sul web, in un'unità di tempo che è quella della proiezione cinematografica, seppur tutti insieme nelle nostre sale, circoscritta da queste due parentesi che è l'intervento iniziale e l'incontro finale. E vi ringraziamo per aver accettato il web, perché capisco che per un film e per i suoi protagonisti è difficile confrontarsi con il web, insomma è un po' limitativo, però cerchiamo di allargarci a tutti ad una visione più ampia, e vedo che ci sono già diversi collegamenti sulla pagina Facebook che non sono soltanto bolognesi, ma che raccolgono l'Italia. La differenza è un po' questa, insomma, e quindi siamo pronti per la visione. Sono già le 21:13, non so se sì, io sto acquistando il biglietto per vedere quanto ci si mette e se mi va tutto liscio, così in caso magari fatelo anche voi. Io sono già pronto col biglietto, faccio pronto. Vedere qui, sono qui pronto col biglietto, cioè, ho già acquistato e sono già pronto per il play, per farlo partire alle 21:15, e quindi cercare di stare insieme in questa visione, alla visione di questo film. Allora, dai tu la buona visione? Sì, buona visione a tutti. Ci vediamo qui sempre su Chinodromo, su Facebook o su YouTube, dove siete. Alla fine del film ne parliamo insieme. Magari, ecco, vi diamo quel 10 minuti in più nel caso in cui dovesse esserci qualche intoppo, qualche cosa. Il film dura 110 minuti, giusto? 101 minuti. Ok, scusatemi, 101 minuti, quindi 1:40. Diciamo che ci vediamo qui fra 1:50 di nuovo su Chinodromo Online. Posso fare un ultimo saluto? Sì, certo. Prego. No, volevo dire che a parte Nando, cast interessantissimo che mescola insieme attori di generazioni precedenti a quelli contemporanei, quindi c'è veramente un,
un'ampia scelta di tutto il cinema e il teatro partenopeo, da Pino Mauro, Ernesto Maiea, Viviana Cangiano e Lino Sella. Insomma, scoprirete, per chi non l'ha ancora visto, un cast eccezionale, delle musiche di Remo Anzovina, musicato più di 30 film prima nel passato, proprio qui alla Cineteca di Bologna. E insomma, ci saranno tante piccole sorprese anche nei ruoli secondari che scoprirete da soli. Grazie. Buona visione a tutti, ci salutiamo dopo. Grazie. Buona visione a tutti. Buona visione. Grazie. Yameraganio. Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne mangio. T'hanno rubato i cordini! Ma di dove corri? Questa, non ci... Fatemi i cordini!